Ciao a tutti e bentornati a un nuovo video di Little Nest Shelf. Oggi è mercoledì, sono in orario per fare la video recensione della puntata 12, della dodicesima puntata di Shadowhunters. Quella che aspettavo praticamente da tutto l'inizio della serie. Sì, che bello! Puntata che si potrebbe definire semplicemente con un'unica parola, ma di cui parlerò alla fine, che forse è meglio. Perché voglio riservarmi lo sclero in fondo e così parlo di cose un pochino più, diciamo, più tranquille all'inizio. Partiamo dal fatto che tutti i personaggi, per quanto riguarda il matrimonio, erano venuti vestiti molto bene, tutti, senza nessuno escluso. Simon, che è un bel figo, non si può mettere in dubbio che era un bel figo, con la sua giacchina, capello tirato, tutto per benino, tutto carino, anche che lei era molto bella. Il vestito di Lydia mi ha fatto morire perché ero tipo lì, oh mamma mia com'è bello, io adoro i vestiti da sposa in generale, non so perché, sempre adorati fin da piccola. E anche i genitori di Alec ne erano messi bene, ma anche la signora Lightwood, di cui poi parlerò dopo, devo parlare dopo dei signori Lightwood in modo a parte. E poi che altro c'è da dire? Izzy, che vabbè, bellissima in ogni caso, è una bambina fantastica, che cerca in ogni modo di far avere ad Alec un matrimonio da schianto, praticamente da fantastico, che si occupa di tutta l'organizzazione, cosa che a volte mi piacerebbe fare a me, però so che mi perderei, quindi no. Quindi la lascio agli altri organizzazioni dei matrimoni perché non sarei in grado. E poi che grazie a lei, se Alec e Jace fanno pace, ero tipo lì sì! Alleluia! Bravi, ce l'hanno fatta dopo quante? 3 puntate? Non lo so, non mi ricordo quando hanno litigato, a memoria proprio a breve termine per alcune cose. Quindi, brava Izzy che è riuscita a far loro pace, perché se non ci fosse stata lei, Jace ovviamente, ora Alex sa che è scemo, che io purtroppo lo sapete, che lo dirò finché campo, che è sempre stato scemo in tutte queste puntate, Jace l'avrei preso un po' a sberle, perché caspita, il tuo migliore amico ha una situazione un po' particolare, te lo sa cosa prova per Magnus, si vede, è palese, non lo aiuti, cioè dice aspetti se lui a parlarmi, ma sei spischero, scusa, è il tuo migliore amico, è il tuo parabatai, il tuo praticamente fratello. No, metti da parte il tuo cappello d'orgoglio e vacci a parlare, scusami, Stessa cosa con Clary, voglio dire, non sei l'unico che soffre, non sei l'unico che soffre e non sei l'unico che è rimasto scioccato, quindi cerca magari di trovare una soluzione con lei, dato che Clary stessa vuole trovare una soluzione perché ci tiene, in ogni caso, e che caspita. Ora purtroppo anche in questa puntata non è venuto molto fuori il fatto che Clary sia scioccata, colpa della regia, sarò sempre convinta. Tornando a noi, però via, anche loro cercano alla fine di chiarire la situazione, quindi ci riescono e meno male, sì. Poi Ragnar, che non mi ricordavo avesse un'entrata in scena così breve, nel senso, ho letto i libri, mi sembra verso dicembre del 2013, dicembre-gennaio, non mi ricordo, ma mi pare dicembre. Insomma, dopo aver visto il film ho iniziato a leggere i libri, il film è uscito nel 2013, quindi sono entrata nel fandom da circa 3 anni e non mi ricordavo questa scena, cioè non mi ricordavo il fatto che Ragnar entrasse in scena per così poco, pensavo ci restasse di più, idea mia, la mia memoria che ovviamente fa come caspita le pare. E comunque voglio dire, poverino, mi sono un po' affezionata con le cronache di Magnus e i riferimenti alle cronache sono stati palesi, così palesi, tipo lì, oh mio Dio, era tipo lì, vi prego, fatene ancora, con i Masu, poi lo strumento musicale, che io ero sicura fosse un flauto, qualcosa di simile a un flauto, forse mi sarò sbagliata io a leggere, non lo so. Poi vabbè, Camille, che io volentieri le spezzerei il capo, quella vampira, come lo spezzerei anche a Grace Blackthorne, ma lasciamo perdere quella ragazza, che forse è meglio. Se avete letto le cronache, non voglio farvi spoiler, cioè, voglio dire, se non avete letto le cronache non voglio farvi spoiler perché meritano di essere lette. Dopo aver letto tutte e due le saghe, sia di The Infernal Devices e The Mortal Instrument. Quindi aspettate di leggere quelle e poi leggete le cronache, che è meglio. Tornando a noi, arriviamo al matrimonio vero e proprio, in cui Lydia, carina, bellissima, quando arriva Magnus, capisce che è giusto che Alec vada da Magnus. Io ero tipo lì, Lydia
in un certo senso hai riacquistato parte della stima che avevo verso i tuoi confronti all'inizio, perché all'inizio, proprio inizio, prima scena, non mi era poi tanto dispiaciuta. Prime scene. Poi però si è rivelata essere quella che ha portato scompiglio tra Magnus e Alec, ero tipo lì, no cara, te ti devi togliere di torno, tranquillamente, vai via. Cosa che ho pensato anche tu dopo che ha salutato Alec, quindi ero tipo lì, sì, brava, mi fa piacere che tu abbia capito, però adesso vattene. E Ale, Magnus che entra, ma Rice che gli va incontro e dice, no, te non entri, praticamente il zucchero, no, te vai via, non ti vogliamo, dice, no, scusami, te non hai nessun diritto di dirmi cosa devo fare, c'è tuo figlio con cui voglio parlare, quindi... Poi si sono baciati. Io ho urlato, praticamente ho urlato, cosa che non posso fare adesso perché già mio fratello mi ha urlato poi a sua volta contro, perché l'ho fatto arrabbiare, perché gli ho fatto prendere un colpo. In più c'è mia mamma, quindi eviterei di fare cose un po' fuori dal normale, anche se sono pazza di mio, però vabbè, evitiamo di andare troppo oltre lo sclero che ho già avuto. Insomma, questi due si baciano, ti sono la cosa più bella del mondo. Oh mamma mia, io ero tipo lì, oh mio Dio, non è vero, io vi giuro, non ci credevo, non riuscivo a crederci che questi due si erano finalmente baciati. Meraviglioso. Poi diciamolo, ci sono due fighi che si baciano e tipo povera me, sì, ma tanto. Ora intanto mi devo sistemare sulla sedia come al solito e praticamente secondo me dovevano chiamare la puntata il bacio dei Malek, perché io sono stata dall'inizio alla fine con l'angoscia di vedere loro due che si baciavano. Ogni volta che ne vedo insieme, tipo lì, ma perché non vi baciate? Ma perché non vi baciate? Ma fatelo adesso, ma smettetela di essere così scemi. Fatelo ora e non pensateci più così, sono contenta. Poi mi hanno accontentato davanti a tutti, davanti alla platea. E tipo lì, i miei bambini. Sono così contenta. Bene. Che bello. Poi ovviamente Alec cosa doveva fare? Doveva infierire sulle mie ferite, doveva riprendere la domanda che gli aveva fatto Magnus all'inizio della serie e ovviamente Magnus doveva rispondere nello stesso modo in cui aveva risposto Alec. Io ero tipo di, ma perché mi infliggete questo dolore atroce? Io discipo troppo quei due. Non c'è niente da fare, non c'è assolutamente niente da fare, li amo, li stramo, ma follemente. Parlando da ultimo, poi giuro che devo andare via perché ho da studiare, veramente da stare un po' di fisica, purtroppo, anche se non mi piace, poi da fare altre cose, quindi, cose che riguardano anche il blog, che devo postare non so quante cose oggi, tipo 3 post, che riguardano 3 ambiti diversi, roba del simile, quindi mi devo un po' muovere. Quindi, parlando dei signori Lightwood, Robert, a differenza del libro, mi è piaciuto qui. Perché ha cercato di accettare il suo figlio per com'è, fin da subito, non gli è andato contro, si vede che deve accettare la situazione, ma si vede che vuole comunque bene a suo figlio e che non lo ritiene responsabile di niente, ma vuole solo tanto che sia felice, e tipo lì, sì Robert, bravissimo, hai tutta la mia stima, adesso c'è tutta, un po' un eufemismo, però quasi tutta, te la stai conquistando piano, ma Rice al contrario, no. Non ci siamo proprio per niente. Come se per lei fosse più importante la reputazione e il nome di famiglia piuttosto che il benessere e la felicità del suo figlio. Io tipo lì, ma Rice, che madre sei, scusami tanto. Ti sei sempre battuta per quanto Alex fosse sempre fatto forte e gli ha sempre fatto i complimenti sul fatto che lui ha sempre cercato di mantenere il loro onore della famiglia. Poi che fai? Lo tratti male solo perché cerca di essere felice almeno una volta nella sua vita invece di seguire le regole? Non lo so, io scusami tanto, eh. Quindi per me Marais questa puntata è croce sopra immensa, un immenso crocione perché non ci sta. No e ancora no. Speriamo si rifaccia presto, quando inizierà ad accettare la situazione tra suo figlio ed Alec. Perché, sì, suo figlio Magnus, perché deve farlo, punto. E concludo ovviamente dicendovi che vi lascio tutti i link come al solito del blog, di pagina Facebook, del fake, dove potete contattarmi benissimo, rispondo appena posso e molto volentieri, ovviamente il PC mi deve abbandonare, però vabbè, e ci sentiamo presto perché i prossimi video sarà sul book haul, promesso,
Quindi penso di farlo non domani, forse o il primo o il 2, ma sa probabilmente il 2 di aprile farò il book haul del mese. E poi anche io repop perché ho preso non so quanti libri tra PDF e cartacei in questo mese. E nulla, ci sentiamo presto, grazie di tutto, mi raccomando, pollice in su se vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne avete pensato della puntata perché sono curiosissima delle vostre idee, delle vostre sensazioni, delle vostre opinioni, fatemi sapere perché mi piace poter sclerare con qualcuno, soprattutto con voi. Quindi per favore fatevi sentire e ci sentiamo presto, scrivetevi se volete aggiornamenti, se qualsiasi cosa. Noi ci veramente adesso dobbiamo andare, quindi a presto e grazie di tutto. Ciao ciao! Ciao!